Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma anche su Facebook la pagina è Radio Speranza. L'assessore alle politiche agricole della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, ha chiesto al governo di intervenire sugli aiuti in regime de minimis, per quanto riguarda le imprese agricole della nostra regione. Se ne parlerà durante la riunione della Commissione Politiche Agricole in programma mercoledì 18 settembre alle 17:30 a Bari, nell'ambito della Fiera del Levante. Secondo Febbo è auspicabile che la cifra concedibile in regime de minimis alle aziende della produzione primaria sia elevata dagli attuali 7.500 euro ad almeno 50.000 euro. Cittadini, istituzioni, associazioni e sindacati in questi giorni ci hanno esternato solidarietà concreta e saranno con noi domani 17 settembre alle 10 all'Emiciclo all'Aquila. Lo annuncia il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante. Tra le richieste, il finanziamento della legge 13 del 1989 per, dice Ferrante, non essere prigionieri delle proprie abitazioni, la revoca dei tagli alla riabilitazione e l'attivazione e finanziamento della legge sulla vita indipendente. Niente mobilità, ma cassa integrazione per 13 settimane per i 17 dipendenti del Megastore Benetton di Pescara, chiuso per un cambio di gestione. Decisivo l'incontro di oggi nella sede dell'assessorato al lavoro della provincia di Pescara. I dipendenti del Megastore, che non hanno ancora certezze sul loro futuro lavorativo, almeno fino a quando non si concluderà la trattativa con altre potenziali società interessate a riaprire il punto vendita, saranno ammessi sino al 30 novembre alla cassa integrazione. Ed è sciopero dei dipendenti con occupazione pacifica del cementificio di Via Raiale a Pescara. È accaduto stamani contro la chiusura dello stabilimento. A rischio un centinaio di occupati diretti del cementificio. Nella zona il traffico è stato interdetto alle auto. La manifestazione è stata organizzata, spiega Giovanni Panza della Feneal UIL, per sollecitare le istituzioni a valutare l'ipotesi di riconversione. Mi duole leggere di inutili, quanto dannose cronache che fanno male all'immagine della nostra regione. Lo dichiara l'assessore regionale alle politiche agricole Mauro Febbo, che è intervenuto sulla questione taxi all'aeroporto di Pescara. Secondo Febbo, il presidente Chiodi e l'ENAC hanno semplicemente applicato una legge nazionale garantendo pari diritti a tutti i tassisti nell'accesso agli stalli situati nell'aeroporto. Sconforto è stato espresso stamattina dalla Fondazione Edoardo Tiboni in una lettera inviata al sindaco di Pescara Luigi Alboremascia dopo quello che nella missiva viene definito l'ennesimo atto di vandalismo ai danni del Media Museum in piazza Alessandrini. Spray e graffiti ai lati dell'ingresso principale sono al centro delle lamentele anche di alcuni cittadini. Torniamo a chiedere pertanto, si legge, come già fatto in precedenza ma senza esito, che siano riattivate le telecamere a circuito chiuso per la videosorveglianza. Gianluca Carota e Attilio Petrini sono i nuovi presidenti regionali della FITA CNA e di CNA Servizi alla Comunità Le Unioni della Confederazione Artigiana, che raggruppano le imprese del trasporto e quelle di autoriparatori e carrozzerie. Carota, pescarese, prende il posto di Giuseppe Catena e guiderà l'associazione delle piccole imprese del trasporto nei prossimi anni. Petrini, carrozziere di Roseto, è invece stato confermato alla guida dell'Unione. E lungo la spiaggia di Roseto degli Abruzzi è stata trovata una tartaruga marina, detta Caretta Caretta, appena nata. Era vigile, attiva e vitale.
A renderlo noto, l'area marina protetta Torre del Cerrano, il centro studi Cetacei Onlus e l'ufficio circondariale marittimo di Giulianova, secondo i quali si tratta di un evento straordinario e rarissimo. L'area dove era stata individuata la nidificazione è stata interdetta in attesa della schiusa di altre uova. Il calice di Toyohito sta per lasciare Piazza Salotto a Pescara. Stamattina sono cominciate le operazioni di messa in sicurezza dell'opera del maestro giapponese andata in frantumi nel febbraio 2009, 64 giorni dopo la sua inaugurazione. Il calice, alto 5 metri, struttura in polimetil metacrilato, tornerà dove è stato creato, cioè nello stabilimento di Pomezia della Clax Italia. La ditta che ha materialmente realizzato il calice si occuperà adesso della revisione della gabbia di acciaio e metallo che racchiude l'opera dal giorno della sua rottura. Dopo la revisione sarà decisa la sua nuova collocazione. E domani, dopo la pausa del periodo estivo, si riprenderà con gli incontri del clero diocesano di Pescara Penne per quanto riguarda gli impegni che ne caratterizzano il ministero e appunto gli vari incontri mensili. L'appuntamento è fissato domani alle 9:30 presso l'Oasi dello Spirito a Montesilvano. Ci saranno l'iniziale preghiera e il pranzo. Nell'occasione saranno illustrate le linee guida e le proposte per il prossimo convegno diocesano in programma il 28 e 29 settembre. Lo comunica Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, in una lettera ai presbiteri, ai religiosi, ai diaconi dell'arcidiocesi metropolitana di Pescara Penne. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 19 a 21 gradi e mezzo e venti da deboli a moderati. Domani si prevedono cielo coperto al mattino e nel pomeriggio e pioggia in serata con temperature da 19 gradi e mezzo a 28 gradi e mezzo e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto poco mosso stasera e mosso domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook, la pagina è Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.